Sulle rive del mare appare una ninfa chiamata Galatea. Esce dall'acqua, rivelandosi al mondo dei mortali per incontrare l'uomo che ama, il pastore Aci. I due si uniscono nel loro idillio d'amore sotto la luce candida della luna. Nella villa di Agostino Chigi, il banchiere più ricco di Roma, Raffaello racconta questo mito, trovando l'immagine della donna ideale. Lui si è ispirato alla testa di una bella donna, alle braccia di un'altra, al seno di un'altra ancora, alle gambe di un'altra. Così ha ricreato una figura assolutamente idealizzata. E quindi questo ci fa capire che quel tipo di bellezza che Raffaello mette a punto è spesso un tipo di bellezza mentale. Raffaello, il giovane prodigio. Solo il 21, 22 e 23 giugno al cinema. Info e biglietti su nexodigital.it.